assurda di stare dalla gente, urlare come in curva, cantare acqua azzurra, nudi in riva al mare, perdere un po' la testa, stare a ballare intorno ad ogni festa, che poi sì, che ci importa, stiamo qui fino all'alba con in tasca la felicità, ci baciamo tutti, ci baciamo tutti. Trovare la mia identità senza chiedere aiuto, ma sono lontano, busso e non risponde neanche un'anima. Meno male che non ho paura del buio, non ho niente per me, ma non dispero. Mangio solo pane e cattiveria ormai, e non è un buon motivo per esserne fiero. Cammino da solo e non mi volto mai, non posso perdere. A sballare solo per crescere, non so come ci vuole calma e sangue freddo, calma, ci vuole calma e sangue freddo, calma e sangue freddo, calma, ci vuole calma e sangue freddo. Buonasera a tutti, bentrovati al Tonight. Ci vuole calma e sangue freddo davanti alla porta avversaria quando bisogna tentare di fare gol, ma ci vuole calma e sangue freddo anche nell'analizzare un momento che è ancora delicato per l'Udinese dopo la sconfitta contro il Napoli, che arriva dopo il pareggio contro il Bologna, insomma un punto in quattro partite. Ci sono diverse cose così che un pochino non quadrano, come abbiamo detto già la settimana scorsa, e che andremo ad analizzare in profondità. Calma e sangue freddo forse è anche il motivo che ha spinto la società a decidere per il ritiro, per avere un momento di confronto sereno e lucido per tentare di invertire un pochino la rotta. Detto questo, dobbiamo anche dire che poi nella prestazione di ieri contro il Napoli, come sempre, ci sono tante cose positive e come sempre ci portiamo a casa il rammarico di non averle trasformate in punti. Saluto Max Moras. Ciao Giorgia, buonasera. Pronto a tutti. Pronto a ricominciare col campionato primavera? È tornata l'adrenalina, Max? Sì. Bene, sì. Ottimo. Finalmente. Tiziano Zampieri accanto a te. Ciao Tiziano. Ciao Giorgia e buonasera a tutti i telespettatori. Saluto Marco Tavian dallo studiolo. Ciao Marco. Ciao, buonasera a te e a tutti i telespettatori a casa. E ovviamente Alessandro Surza che ci darà una mano al touch. Ciao, con Giorgia. I messaggi. Un saluto a tutti quanti. Buona serata. E poi saluto da Milano il nostro direttore Michele Criscitiello. Ciao Michele. Ciao Giorgia, buonasera a tutti, ben ritrovati. Ben trovato. E poi, allora, lo accogliamo sempre con piacere, quello che stiamo per salutare. Diciamo che in questo momento ci fa piacere, certo vorremmo vederlo in campo, ma ci fa piacere perché ci dà sempre un punto di vista interessante, mai banale. Stefano Caca, buonasera, bentrovato, bentornato al Tonight. Ciao, ciao a tutti. Allora, poi cercheremo di capire quando torni, perché insomma è durata già troppo questa assenza. Però mi dicono quelli che erano allo stadio ieri che era praticamente come fosse in campo, che hai urlato come un pazzo per tutti i 90 minuti nell'incitare la squadra. Sì, ma è normale. Facciamo tutti parte di questo club, quindi da dentro e da fuori bisogna sempre dare il proprio supporto. Poi per quelli che hanno giocato sai che quando stai fuori la soffri ancora di più, e soprattutto in questo momento ci tenevo a far sentire quello che potevo, no? Soprattutto perché lo stadio era vuoto, quindi ci siamo messi tutti insieme a cercare di dare una mano per quello che potevamo con la voce. Che cosa ti ha lasciato il match di ieri? Ma mi ha lasciato quello che ha lasciato a tutti. Abbiamo fatto una prestazione ottima. Penso che
ogni volta che avevamo l'opportunità di far male, l'abbiamo quasi fatto. Loro erano spaventati, non sapevano più come prenderci, anche perché poi hanno cambiato difensore centrale col terzino, hanno avuto anche loro grandissime difficoltà. Poi purtroppo, come è successo in tante volte, abbiamo preso un gol al 90° su palla inattiva. Però, se dobbiamo parlare della partita, della prestazione, non abbiamo fatto male. Se dobbiamo parlare del fatto che a un certo punto la prestazione non conta più perché servono i punti, purtroppo non li abbiamo presi. È vero, è questo, no? Il rammarico che i punti e che, come sottolineavi tu, come è successo tante volte, no? Perché vediamo un po' delle situazioni che si ripetono. Allora, poi scateno anche voi. Prima volevo andare a sentire anche l'impressione del nostro direttore Michele, che ieri era alla Dacia Arena, quindi ha visto anche da vicino, la partita. Allora, volevo sentire le tue impressioni, Michele. Ma le mie impressioni rispetto a quanto ho detto con Francesco Pezzella prima della partita è che il pareggio contro questo Napoli non poteva bastare. Alla fine potevi vincere la partita perché l'hai dimostrato. Quello che dice Stefano Caca è giustissimo, perché hai giocato contro un Napoli che non aveva Koulibaly, non aveva Osimhen, non aveva Mertens e sono giocatori importanti, così come le assenze dell'Udinese sono importantissime per parlare di Okaka, di Yaya, o di Fusetto. Possiamo continuare la lista della spesa, ma tutte le squadre hanno delle assenze importanti. Eri reduce da una partita contro un Napoli che aveva perso contro lo Spezia. C'erano tutti i presupposti per fare bene e la verità è che il pareggio non mi bastava, non ci poteva bastare. È arrivata addirittura una sconfitta. Vogliamo commentare la sconfitta? Lo facciamo. Vogliamo commentare le prime 16 giornate? Lo facciamo. 16 punti, la media di un punto a partita. Questa squadra è stata costruita per avere altre ambizioni, non la Champions, non lo scudetto, ma sicuramente un campionato dignitoso. Secondo me in questo momento l'Udinese deve svegliarsi, non è un campionato dignitoso, pari alle aspettative di questa società e lo ribadisco, non voglio sembrare una corda stonata, ma io ripeto sempre le stesse cose, forse per cercare di convincermi e convincervi, ma vi faccio un altro esempio. Venerdì scorso l'Udinese è l'unica società in Italia, in Serie A, che ha pagato gli stipendi di dicembre, è l'unica società che è in regola con gli stipendi senza aver detto a un singolo giocatore ti tolgo un euro perché gli stadi sono chiusi, perché il marketing non c'è, perché il merchandising non c'è, perché ovviamente non ci sono una serie di situazioni, non dell'Udinese, in generale del sistema internazionale dove tutti hanno avuto un crollo o un calo. E invece questi giocatori, lo staff tecnico, tutta la bolla, che oggi è un termine che a tutti piace, dell'Udinese vive nell'agio. E allora sinceramente il fatto di vivere in un villaggio Val Tour, perché a tratti c'era anche questa sensazione, l'Udinese è in un villaggio Val Tour, tutto è dovuto, però io credo che in questo momento l'Udinese debba ragionare più con la testa da provinciale che da società modello quale sta dimostrando di essere. Basta, perché altrimenti se queste sono, non dico le prestazioni, ma i risultati, a volte manca la prestazione e fai un punto contro le tre neopromosse in casa su 9 a disposizione, non fai punti con il Napoli che è messo con le pezze e soprattutto era un Napoli secondo me alle corde, lo abbiamo visto, ho avuto modo di parlare anche con Rino Gattuso a fine partita, comunque era un Napoli che oggettivamente non stava bene, nel primo tempo ha giocato con Ramani che ha fatto i disastri e pur di risolvere quei disastri a un certo punto ha preso Di Lorenzo dal terzino e gli ha fatto fare il centrale e l'Udinese lì doveva sfondare. È vero, Lasagna ha sbagliato tante occasioni, ma è un Udinese disattento, è un Udinese distratto, è un Udinese che molte volte non ci mette la voglia di arrivare, cosa che invece il Napoli ha fatto fino al 90esimo, al 91esimo. E io mi permetto di dire che da questa squadra non mi aspetto di più, ma deve dare di più questa squadra. Il ritiro punitivo, se questa è l'unica soluzione, credo che bisogna continuare con il ritiro punitivo, ma soprattutto bisogna continuare questa squadra a metterla nelle condizioni di lavorare bene, punto. Ma se però questi calciatori non dimostrano di essere attaccati alla maglia e soprattutto di meritare una posizione di classifica diversa, allora chiudiamo il villaggio Val Tour e torniamo ai metodi dell'antica. Allora, non so se qualcuno di voi vuole esprimersi su questa cosa. Allora, sul fatto che ci fossero aspettative maggiori, sicuramente l'abbiamo detto tutti, no? L'abbiamo detto, erano considerazioni che facevamo anche con gli stessi calciatori, che c'era un'aria diversa, c'era una rosa molto forte e quindi le aspettative, insomma, in questo momento magari non sono esattamente soddisfatte, ok? Che
che cosa manca secondo voi? Poi finisco il giro con Okaka, perché come dice Michele, dice sì, qui in questa società alla fine ti dà tutto, è vero, ti paga gli stipendi, ti mette a disposizione tutto. Credo che il villaggio Valtour fosse questo, no? Ma una storia di... Dice Michele, okay. Quello che dice Michele è corretto e penso che lo sappiano i giocatori, lo sanno tutti quanti e nessuno dice il contrario di questo. Tu giustamente inizi una trasmissione con la canzone ci vuole calma secondo me da parte di tutto l'ambiente, da parte di tutti quanti nel pensare che questa squadra sì è stata costruita per non essere sicuramente in quella posizione di classifica, il calcio che viene espresso, come l'ha detto Stefano prima, secondo me piace a tutti, solo che ci vorrebbe un attimino l'attenzione finale, ma questo non è che uno lo fa perché non è attaccato alla maglia. L'attenzione, una partita di calcio è fatta anche di episodi e secondo me tra un po' tutti questi episodi qui si trasformeranno tutti in positività, forse perché io sono fatto che la penso sempre così, in positivo, le cose devono succedere, ma se adesso noi ci fossilizziamo sulla negatività e cominciamo a darci contro uno con l'altro all'interno della stessa famiglia, penso che sia il penso che sia il primo grande errore. Secondo me adesso vanno tutti, fanno la sua parte, perché io ho sentito grandi critiche verso il mister che personalmente le capisco poco, perché la squadra sta giocando, qui abbiamo un giocatore che sicuramente magari in televisione non è che può dirti tutto l'impero, Stefano è uno sempre che è stato molto limpido, non si vede che ci sono delle spaccature tra l'allenatore e i giocatori, giusto? Però penso che prima o dopo questa fase negativa che ti succede al 90esimo e l'attenzione si trasformeranno in gol, perché tutte le cose alla fine si toccano. Ok, quindi tu pensi che alla fine tornerà? Io penso che alla fine la squadra dell'Udinese darà quello che è costruita per fare. È vero che non lo diciamo mai perché non cerchiamo scuse, ma è vero che è stata fortemente penalizzata fin qui da un sacco di rogne, chiamiamola così. Ma continuano ad esserci però. È vero, e da una parte c'è questo, che non è un attenuante ma è la pura e cruda verità. Insomma, Okaka non c'è, Pusteto non c'è, Iaia non c'è, Deloffeo non lo sappiamo, Neuting non c'è, insomma... Cominciano ad essere tante le assenze pesanti. Dall'altra parte, chi, come dicevi tu, critica Gotti, lo fa perché Tiziano... C'è una sorta di ripetizione più o meno delle solite cose. Allora uno dice, ma al di là degli uomini che hai a disposizione, forse certi errori dovresti cominciare a trovare il modo per non farli più. Il problema è che certi errori non è così facile andare a trovare da dove nascono, a capire esattamente da dove nascono. Perché questi errori che abbiamo sempre detto e abbiamo posto anche le domande sia al mister che al direttore nelle precedenti puntate, che nascono dalle disattenzioni individuali sostanzialmente, ti fanno pensare sempre a un discorso che in la squadra porta avanti quello che è il pensiero dell'allenatore, porta avanti una sua identità. Lo vediamo anche ieri nella partita contro il Napoli, è stata preparata bene la partita, è stata preparata attendendo e ripartendo e facendo male. Poi è chiaro che la conclusione finale, cioè il gol o non gol, ti determina una conclusione che ti può anche sviare in questo momento. Perché bisogna, e giustamente hai detto bene, bisogna essere calmi e oggettivi in questo momento. Però, giustamente, la società ha il diritto di intervenire da quel punto di vista, perché è chiaro che deve cercare di pretendere di più e di cercare quella che può essere una soluzione a queste problematiche, perché è evidente che così, io penso che siano i primi giocatori a capire, a sapere che non va, ma non va per loro, perché tutto quello che seminano durante la partita non lo stanno raccogliendo. Quindi io sono convinto di questa cosa. Diciamo l'espressione un po' forte, villaggio Valtour, che ha usato il direttore, effettivamente mi sento un po' magari di dire che non può essere così, cioè è villaggio Valtour perché ci sono tante belle cose all'interno della società udinese, però i giocatori non hanno sicuramente quell'approccio da villaggio Valtour. I giocatori ce l'hanno, l'approccio, commettono degli errori, attenzione, anche gli altri commettono degli errori. Rachmani ieri ci ha regalato il gol dell'1-0, del pari, ok? Quindi nel complesso il problema è sempre questo, riuscire a valutare in maniera oggettiva e serena
quello che è, quello che fai durante la partita, quello che fai durante la settimana e quello che non stai raccogliendo. Ed è un compito difficile, è giusto che la società intervenga. La bacchetta magica purtroppo però non esiste in questi casi. Questo è il problema. E quindi devi cercare delle soluzioni, sì, e continuare, cercheremo e continuare di capire, a crederci. Possiamo provare anche a cercare di capire dopo quali possono essere. Vado a sentire anche Tavian e poi chiudo un po' il giro con Stefano per capire che impressione insomma ha su quello che stiamo dicendo. Marco! Ma guarda Giorgia, mi sono piaciute sia l'intervento che ha fatto Stefano in apertura dicendo che comunque la squadra ha giocato, la prestazione c'è stata, però purtroppo i punti non si sono raccolti. E mi è piaciuto anche il direttore Michele Griscitello quando dice che la squadra ha fatto 16 punti, 16 partite, quindi un punto di media, e questa squadra sicuramente come rosa vale molto di più, dovrà raccogliere molto di più. Sta di fatto che siamo arrivati a un punto della stagione che bisogna guardarsi negli occhi, bisogna fare tutti qualcosa in più, perché se la prestazione, se il lavoro settimanale, se il lavoro che tu fai in campo non basta, devi cambiare, devi fare qualcosa di diverso. I giocatori devono fare la loro parte, lo staff tecnico deve fare la sua parte, perché purtroppo o per fortuna questa rosa non vale 16 punti e quindi giustamente bisogna fare qualcosa in più. D'altra parte è anche vero che le prestazioni ci sono anche state, perché il secondo tempo di Bologna, anche se noi eravamo in 11 e i Felsine in 10, e la partita di ieri, che secondo me era una partita che si poteva anche vincere sicuramente, poi alla fine abbiamo perso per un ennesimo errore difensivo, lì magari potremmo aprire un'altra parentesi, sta di fatto però che noi siamo a 16 punti. Quindi questa è la realtà dei fatti. La società giustamente ha preso dei provvedimenti che sappiamo che non è così matematico che porteranno punti sabato, altrimenti si fa un ritiro da adesso fino a giugno e saremo quarti in classifica. Ma tutti devono tentare di fare qualcosa in più, perché quello che si è fatto finora purtroppo non è bastato. Quindi vuol dire che in difesa bisogna giocare con un'attenzione ancora maggiore, perché di 25 gol subiti penso che ce ne siano almeno 20 per delle sottigliezze o per degli errori di valutazione che in Serie A non si possono fare. Perché in attacco per fare un gol ne sbagliamo altri 10, quindi come vedi le cose sono da sistemare. Adesso non bisogna fare una tragedia, perché giustamente come diceva Tiziano prima, Rahmani ieri ci ha regalato un gol, insomma, che lo vedi forse nei campi dei dilettanti, eppure succede anche in Serie A e non è l'unico, ma sta di fatto che bisogna per forza di cose invertire il trend, perché abbiamo delle partite davvero difficili e la classifica, che non è ancora assolutamente pericolosa, però potrebbe esserlo tra due o tre domeniche. Stefano, condividi qualcosa di quello che abbiamo detto? Ma io, sapete, ho sempre la mia opinione. Se mi date un minuto, cerco di dirvi quello che penso. Sì. Intanto, per quello che ha detto il direttore del fatto degli stipendi e di tutto, stiamo parlando di un club che ha 25 anni in Serie A e ha un'impostazione per questo. E ha una stima da parte di tutta Europa per questo, perché è un club fantastico, è un club che ti dà a disposizione tutto e proprio la serietà del club la vedi nei momenti difficili. Quindi venire a fare, a non pagare o a trattare male i giocatori perché hai perso qualche partita, penso che il club e la famiglia Pozzo non lo farebbe mai, perché è una famiglia seria e sa quello che fa. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che la storia non fa i punti, la storia dei giocatori non fanno i punti, i nomi nelle magliette non fanno i punti. Quello che dobbiamo fare noi, quello che penso in questo momento, che c'è sempre da imparare, dobbiamo imparare dal Verona. Il Verona è una squadra che ogni inizio campionato, no, quello non va bene, quello non va bene, non abbiamo giocatori, non facciamo lì, però una mentalità, un'identità, e è sempre là, ottavo, settimo, perché? Perché non fa la classifica con i nomi, fa la classifica con il campo. Quello che ho visto io quest'anno è che appena sono arrivati 3 o 4, 5 giocatori importanti, abbiamo perso la nostra identità. La nostra identità è da provinciale, ragazzi. La nostra identità è soffrire. Poi lì ci aggiungi giocatori di qualità per fare punti, per vincere le partite, per migliorare la classifica. Ma se noi andiamo in campo con i nomi e tutto l'ambiente incomincia a dire no, non dobbiamo soffrire, ci regalano le partite, lo Spezia è retrocesso, il Benevento è retrocesso, non andiamo da nessuna parte. Perché io non penso che prima
quando c'erano i Pinzi, i Domizzi, i Muriel, i Sanchez, voi dicevate no, quest'anno vinciamo lo scudetto, andiamo in Champions League. Non è così. Abbiamo una buona squadra che però partita dopo partita si crea i presupposti per andare in Champions League. Noi non possiamo prescindere da questo. E purtroppo a me dispiace poi sentir dire no, perché abbiamo 16 punti. E il campionato è difficile. E noi siamo questi. Poi dopo è normale che ognuno si prenda le proprie responsabilità. Io per primo, gente che è qui. Però dobbiamo anche dire che c'è gente qua che ha lasciato ginocchi, c'è gente qua che ha avuto tanti infortuni, c'è gente qua che si è operata, c'è gente qua che è stata ferma 8 mesi. E quindi dobbiamo cercare tutti di essere nella stessa barca, perché dopo Torino o l'Olimpico io ho cominciato a sentir dire che noi dovevamo arrivare sesti. Queste sono le cose che ho cominciato a sentir dire. E adesso incomincio a sentir dire no, non va bene niente. Non va... Secondo me dobbiamo avere un equilibrio, ragazzi, perché se no poi dopo ogni anno è un'altalena. Allora non si costrisce più. Poi giusto, come dice il direttore, uno pensa che è il villaggio, uno pensa che è di qua, ma non è così. Da dentro non è così, perché c'è gente qua che tira la carretta da 2 anni, 3 anni delle sofferenze, che vuole creare qualcosa. Perché ci mette la faccia, ci mette le ginocchia, ci mette gli infortuni, ci mette il nervosismo, ci mette gli insulti. Puntare il dito su 1, 2, 3, secondo me non è la cosa che ci fa uscire da determinate situazioni. Questo è quello che penso. Mi sembra un bel pensiero. Mi sembra un bel pensiero. Michele, torno da te. Questa cosa del, in effetti, forse quando abbiamo... Sì, dimmi, vai, volevi replicare. No, non voglio replicare perché Stefano Kaká è il classico calciatore giusti. Quindi averlo questa sera in rappresentanza della squadra, fascia o non fascia, leader o non leader, da 10 anni o non da 10 anni ad Udine, io credo che oggi sia l'esempio perfetto del calciatore che io almeno giornalisticamente ho bisogno. Quindi parlo liberamente con Stefano, un po' da fratello maggiore, un po' da giornalista e un po' da amante dell'Udinese calcio. Quello che tu dici, Stefano, è tutto giusto. Nessuno se la prende con 1, 2, 3 calciatori. Io quello che dico è che voi calciatori, quando parlo di voi calciatori, ovviamente quando si allenano con la prima squadra, avete l'obbligo morale di fare di più. Proprio perché quando ti dico che per la prassi dell'Udinese è pagare gli stipendi il venerdì, il giovedì, alla prima settimana del mese successivo, pagare dicembre, è vero che l'Udinese al suo stile, è vero che i Pozzo non vi fanno mancare niente, ma dalla serietà a far passare una società, scusatemi il termine, per scema, ce ne corre, perché queste cose voi calciatori e tu che sei un ragazzo intelligente dovete sapere che a Napoli aspettano 4 mesi di stipendi, che all'Inter stanno togliendo il 15%, e parliamo del Napoli che non ha problemi di liquidità, non è un Napoli che ha problemi di bilancio, ma ci sono le società dall'Inter che è una grandissima gestita da una società internazionale come Suning, stanno chiedendo a voi calciatori di togliersi gli ingaggi. E allora proprio per questo io credo, Stefano, che voi gruppo squadra, staff tecnico, non dovete dare il 100% la domenica, dovete dare il 110%. Io non sono un amante del giocatore che dopo che ha perso la partita in campo si abbraccia con l'avversario, sotto la doccia, silenzio e pedalare con la testa bassa se hai perso al 90°. Questo mi riferisco al Villaggio Valtour, il massaggio, il pranzo, la colazione, la cena, la palestra, tutto bene. Però ve le dovete meritare determinate cose, Stefano. E quando dico Stefano, perché sto parlando a tutta la squadra, questa società, questa proprietà è l'unica in Italia che non fa mancare nulla ed è per questo che voi dovete dare a 110%. Finisco dicendo, io non ho mai parlato di sesto posto, ma avete dei valori importanti, avete degli ingaggi, parlo sempre in generale, degli ingaggi importanti che questa società non si può aspettare di avere la media di un punto a partita, Stefano. Secondo me siete una squadra da 8°, 9°, 10° posto, se vai sopra hai fatto qualcosa di eccezionale, se vai sotto stai andando sotto rendimento. Questo è il mio pensiero, Stefano, ma te lo dico davvero con il cuore in mano. Posso rispondere? Sì, vai. No, io sono d'accordo. Sono d'accordo in quello che dici. E sono d'accordo anche del fatto che tutti dobbiamo dare di più. Questo sicuramente, perché
i risultati non vengono, il calcio è così e tutti dobbiamo dare di più. Però io ti assicuro che qui c'è gente che ha lasciato, ti ripeto, c'è gente che ha lasciato ginocchia, c'è gente che si è operata, c'è gente che sta 8 mesi ferma, gente come me che ha avuto gravi infortuni, te ne posso dire 7, 8, 9, quindi mi viene difficile a me quando sei dentro lo spogliatoio non essere orgoglioso dei miei compagni, non essere orgoglioso di gente che ci mette la faccia, non essere orgoglioso di gente che dopo l'operazione è subito al campo per cercare di rientrare quel giorno prima per dare una mano, non essere orgoglioso di quella gente che è nella tribuna, che soffre, che urla, che grida. Mi viene difficile questo. Io sono orgoglioso dei miei compagni, sono 2 anni che lotto con i miei compagni. Tu sai tutte le difficoltà che ci sono state a livello calcistico, non parlo di società perché ti ripeto è un club fantastico, ma calcistico, di giocatori, di impostazione. Venire a parlare ai miei compagni e a me di Villaggio Vartur mi viene difficile. Io sono orgoglioso, io so che posso contare nei miei compagni e i miei compagni sanno perfettamente che come si girano possono contare su di me. Per quanto riguarda dei salari e degli stipendi ti posso dare ragione anche in questo, però possiamo parlare del Verona. Il Verona non ha il salario per stare lì, ma è là tutti gli anni. Quindi quello che penso io è che a prescindere dai salari, a prescindere da tutto, è la mentalità. E io ti dirò di più, magari è anche una cosa che io sono qua da 2 anni, magari noi più di esperienza dobbiamo trasmettere, no? Anche essendo tanti stranieri, magari quel fatto di attaccamento, come hai detto tu, che dopo la partita è questo, ma possiamo fare di più anche questo, perché c'è sempre da migliorare. Però io quando entro nello spogliatoio dopo il Napoli e vedo gente che si mette le mani nei capelli, gente che non si dà pace, mi viene difficile non essere orgoglioso e non voler lottare con loro, capito? Quello che dici tu può essere giusto, ma tu la devi vedere anche dal punto di vista di un calciatore che è lì dentro, che soffre, che perde le partite al 90esimo, che dà tutto. Capisci? Sono discorsi un po' più ampi, capito? Poi capisco quello che dici, perché è normale, in un momento di difficoltà tutti dobbiamo dare in più, questo è vero. Però io ti assicuro, noi non siamo qua in vacanza, non siamo qua ad andare allo stadio per fare la colazione, noi siamo là per fare punti, noi siamo là per portare l'Udinese a un livello alto, noi siamo là perché siamo tutti di passaggio alla fine, quello che resta è il club. Quindi chi fa il bene per il club e chi ci mette il cuore per il club, bene, chi non lo fa... c'è la porta, alla fine siamo così, come è stato per 2 anni sarà anche quest'anno, però magari quest'anno ci sono dei nomi e i nomi ti creano aspettative, ma le aspettative non le crei con le parole, le crei nel campo, e purtroppo in questo momento il campo non ci sta dando quello che secondo me meritiamo, ma come ha detto il mister, secondo me molto presto raccoglieremo quello che stiamo seminando. Okaka, tu ci parli con i tuoi compagni in questi giorni? Vi state confrontando? Perché insomma questi che stai dicendo sono concetti che caricano noi, che non c'entriamo con la squadra. Immagino uno spogliatoio che si sente comunque fare un discorso del genere. Ma io cerco sempre di dire la mia, sai, non è che... il mio pensiero è stato sempre chiaro, è stato sempre uno. È normale che io cerco di dare una mano, di aiutare, anche perché avendo un po' di esperienza cerco di aiutare, soprattutto in momenti difficili. Ma io penso come posso entrare nello spogliatoio e non fidarmi di Mandragora, e non fidarmi che ha lasciato un ginocchio nel campo, non fidarmi di De Paul, non fidarmi di Pereira, non fidarmi di Musso, ma non voglio fare nomi. Capisci? Non fidarmi di Iaialo che ha lasciato il ginocchio nel campo, non fidarmi di Bram che si è fatto male, è ritornato, si è rifatto male. Come puoi non fidarti di questi giocatori? Come puoi dirgli che sono in un Villaggio Vartur?
E questo è il discorso. Io sono con loro, noi siamo là a soffrire, però poi dopo, se uno crea delle aspettative e scorda il discorso che l'Udinese è una squadra provinciale impostata come una grande squadra, ma una squadra provinciale, perché non mi venite a dire che l'Udinese è ai livelli della Roma, anche di ricavi e di tutto, è una squadra provinciale, e una squadra provinciale non può prescindere dal soffrire, a prescindere dal nome. Secondo me è questo che è venuto a mancare un po', anche perché, proprio perché si è creato delle aspettative che adesso non stanno arrivando. Ma se tu crei delle aspettative che non stanno arrivando e fai 6 risultati consecutivi e poi perdi con il Benevento e siamo tutti da Serie B, allora il discorso è più ampio. E questa è la domanda che mi faccio, capisci? Ok, allora, ci sono tanti messaggi. Ce li hai 5 minuti che andiamo in pubblicità, che devo fare la tassativa? Poi ti leggo solo i messaggi che sono arrivati, ok? E ti lascio andare. Va bene. Va bene? Okay. Ci rivediamo qui, 2 minuti e okay. Torniamo. Eccoci qua di nuovo insieme al Tonight, bello, diretto e profondo il dibattito a cui stiamo assistendo questa sera e che viene apprezzato molto anche da casa. Andiamo a leggere qualche messaggio. Sì, Stefano, guarda, ti faccio un riassunto di quello che hanno scritto da casa, si ritrovano nelle tue parole, ovvero bisogna guardare la realtà, no? Dicono che tu hai ragione, non bastano le figurine, bisogna vincere le partite. È piaciuto anche l'esempio Verona, tanta umiltà. Salario, come dicevi tu, no? Non da quelle posizioni, eppure sono là. Quindi ripartire con minore aspettative e poi non ci si scotta. Questo è quello che dicono da casa. Leggiamo anche un po' di nomi, così sono felici. Renato, esatto. Dal Belgio. Quale stai leggendo tu? Sì, quello. Renato dal Belgio dice: bravo Stefano, tu sei più equilibrato di tutti noi messi insieme. Da casa poi anche ci dicono: sei il nostro eroe, forza Stefano, torna presto. E a proposito di ritorni, ovviamente non poteva mancare anche la domanda su come stai e su quando pensi di poter tornare in campo. Ma prima voglio dire, sono contento che hanno capito un po' il senso del discorso. Non è un senso nel dire no, noi arriviamo al minimo indispensabile, no, però cerchiamo tutto l'ambiente e tutti insieme di guardare la realtà e dalla realtà costruirci il futuro, non costruirci il futuro con i nomi o con le aspettative o con quello o con quell'altro, per il bene dell'Udinese, non per il bene mio, perché ripeto, io sono di passaggio e tutti sono di passaggio, ma se ci creiamo aspettative in base al passato e dobbiamo cominciare a dire prendiamo quello, prendiamo l'altro e guardiamo i nomi e non guardiamo i fatti, ritorneremo sempre, prima o poi il cerchio si stringe e ritorni sempre alla stessa situazione. Voi me lo potete dire meglio di me, perché in quanti anni è che ci ritroviamo, cioè vi ritrovate in questa situazione. Quindi secondo me sono contento che hanno capito e ripartire tutti insieme con l'umiltà che ci contraddistingue, non so se l'ho detto bene, da provinciale che può diventare una sorpresa, che può diventare una bella cosa. Allora così abbiamo benzina da mettere, perché abbiamo un motore buono. E poi per quanto riguarda il mio infortunio, ma guarda, purtroppo ho avuto il Covid, poi è successo questa cosa, ma è stata una cosa un po' grave e non me l'aspettavo sinceramente, però è andato tutto bene, un mio ritorno non so, ma spero il prima possibile, non so se può essere fine del mese o inizio del mese prossimo, però stiamo cercando di fare tutto il possibile per ritornare insieme ai miei compagni a soffrire, a lottare e a difendere l'Udinese. Vogliamo vedere un attimo al volo, al touch, sì, al volissimo, quale, minuto. Tutto cosa ci manca? Riusciamo. No, cosa ci manca di Okaka? Allora, esatto, Stefano. per rinfrescarci la memoria. Ho preparato una clip in cui non c'è un tuo gol, ma c'è il tuo lavoro che in particolare nelle partite casalinghe, a mio modo di vedere, è mancato molto, e con il Crotone e con il Benevento. Qua siamo contro il Genoa. C'è il rilancio di Perin, molto bravo Zegler a staccare, poi c'è Okaka che se ne porta a spasso 2, libera l'uomo Pereira, che poi arriva a toccarla a De Paul, che fa il gran gol. Ma il lavoro che fa Okaka è un lavoro che per caratteristiche nessun altro fa, perché lui qua è pronto, subito orientato col pallone.
c'è il colpo di testa di Zegar e poi lui se lo va a prendere e intanto che lui tiene la palla, si gira, guadagna dei tempi di gioco che permettono alla squadra di salire e poi ovviamente ci vuole anche la classe di De Paul. Questo è un lavoro che in particolare col Crotone più di tutti, secondo me, è venuto a mancare. Ci manca questo, no? Ci mancano anche non in tutte le partite, sue guerre con la difesa, ci manca un po' questo. Manca quello che Stefano lo è per la squadra, è il riferimento, è quel... quell'attaccante che negli altri non hanno le sue stesse caratteristiche. Sì. Sicuramente sia De Paul e sia Pereira nel gioco per entrare, più l'ampiezza che danno tutti e due gli esterni, utilizza adesso qualsiasi dei quattro che ci sono a disposizione, la squadra dell'Udinese sicuramente, avendo magari anche lui come riferimento, magari ci sarà meno profondità ma molto più riferimento per entrare in porta, come visto magari fatto adesso, ma comunque Stefano, dai, l'ha detto anche lui che rientrerà per la fine di gennaio. Leggi questo. Sì, volevo leggerti questo, poi adesso Giorgio deciderà se lasciarti andare o tenerti ancora qui. No, lo lascio andare. Intanto però da Parma, Roberto ti fa i complimenti, maturo ed equilibrato, difficile trovare un giocatore che parla così, complimenti, spero che tu possa rimanere a lungo con noi. Anche da Vicenza, Andrea, si augurava che tutti i tuoi compagni stessero ascoltando le parole che tu stai pronunciando questa sera per caricarsi e fare ancora più gruppo. Io voglio salutarti con questa domanda. Lo mandi un messaggio a Lasagna? Ma ragazzi, ma questa è un'altra storia che, cioè, mi viene da ridere. Cioè, comunque stiamo parlando di un ragazzo che gioca in nazionale, cioè non è che stiamo parlando di gente di un livello basso. Cosa le devo dire a Kevin? Un ragazzo che ha messo sempre la faccia, un ragazzo che è sempre in campo, un ragazzo che dà tutto, un ragazzo per bene. Cosa gli posso dire? Cioè, personalmente io non vedo quello che magari possono dire o possono percepire altre persone. Cioè, Kevin sa perfettamente che noi contiamo su di lui, e lui sa perfettamente che se si gira c'è uno che possa essere io, un altro mio compagno che è lì pronto ad aiutarlo, non a puntargli il dito, perché un giorno può essere lui, un giorno posso essere io. È successo a me, succederà a me, può darsi altre volte o altri giocatori. Quindi questi sono discorsi che a me non piacciono. Cioè, quando si vince sono sempre uno, due, quando si perde siamo sempre pronti a puntare il dito. No, perché no, non funziona così. Quando siamo nella barca, siamo tutti nella barca, andiamo avanti. Gli errori li facciamo tutti, li fanno i medici più grandi del mondo, li fanno i genitori, li fanno, figuriamoci in uno sport di competizione, se uno non può sbagliare. Andiamo avanti e basta. Io, se tu mi hai detto di mandargli un messaggio, io non, ci vediamo tutti i giorni, ma lui sa che può contare su di me in qualsiasi cosa. Ed è il messaggio assolutamente migliore. Stefano, grazie. Grazie per averci spiegato anche il punto di vista interno alla squadra, con anche delle considerazioni non banali e che sicuramente stanno facendo riflettere molto anche da casa, perché ci stanno arrivando veramente una valanga di messaggi. È giusto avere anche questi punti di vista ogni tanto, ci dà sicuramente completezza. Grazie Stefano, ti aspettiamo presto in campo, davvero. Grazie a voi, ciao, buona ciao. Serata. Ciao Stefano. Allora, ora qui chiaramente è partito tutto, però volevo tornare un attimo da Michele per qualche considerazione anche con lui, perché insomma, quando poi puoi ragionare con giocatori di questa anche capacità di essere maturi ed equilibrati, è anche molto bello sviluppare poi i temi che sottoponevi tu, no?
Assolutamente, ma Okaka è un ragazzo intelligente, un ragazzo che parla anche bene ed è uno che dice le cose come stanno, quindi quando ho saputo e mi hai detto della presenza di Okaka ero solo contento, perché in questo momento ci vuole qualcuno che ci metta la faccia, ce la metta bene. Poi ovviamente lui ha il suo pensiero, quando parla di provinciale per me è un complimento. Essere provinciali significa che al 90esimo quella palla può arrivare dal cielo, ma tu non fai in modo che la prenda Bakayoko, soprattutto non ti abbassi, soprattutto reagisci, soprattutto lotti. Quello è l'atteggiamento da provinciale. Quando Kaka parla di provinciale non è un'offesa all'Udinese, è un grandissimo complimento, ma a quel punto i ragazzi devono giocare da provinciali, cosa che io per esempio ieri al 90esimo non ho visto, perché non ho visto quella ferocia agonistica, non ho visto quella cattiveria di difendere 1-1. Devo aggiungere due cose per chiudere il mio intervento e poi davvero lascio spazio a tutti gli altri ospiti e gli opinionisti. Punto 1, Lasagna quella sostituzione non la fai né ora né mai, perché il Napoli in difesa era messo con le pezze, era messo malissimo, lo sa Gattuso, lo sa il suo vice Gigi Riccio, e soffrivano Lasagna, che poi Lasagna sotto porta ha sbagliato delle occasioni, è vero, poteva fare male, poteva concretizzare, poteva farne 3 di gol e non 1, ma il Napoli ieri era disastroso in difesa. E tu quando togli Lasagna e togli la profondità dici al Napoli vieni più avanti. Io ero convinto, ero con una persona ieri alla Lacerina, ho detto adesso mette Nestorowski, toglie Pereira, mi sono girato e gliel'ho detto. Quando ho visto che usciva Lasagna, il Napoli anche ha ringraziato per questa sostituzione, e ovviamente l'Udinese ha perso di pericolosità in fase offensiva e il Napoli è venuto davanti. Ultimo concetto, proprio perché io vedo sempre e leggo con attenzione la rassegna stampa, a me piace fare nomi e cognomi quando, perché non stiamo offendendo nessuno, non stiamo parlando di famiglie, stiamo parlando di calcio, e quindi anche il dibattito, la dialettica sportiva secondo me ci può stare in un confronto tra giornalisti, tra opinionisti, come è successo questa sera tra giornalisti e calciatore, ci può stare tutto. Però se io leggo la mattina il Messaggero Veneto, come leggo il Gazzettino e come leggo la Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tutto Sport, e Simeoli che parte con l'attacco dicendo e facendo riferimento a qualche giornalista, a qualche opinionista, sempre con le solite cose, io chiedo al Messaggero Veneto, ma lo ripeto davvero con, anche in questo caso con massima umiltà, al direttore Monastier, a Simeoli, coloro che scrivono per il Messaggero Veneto, se hanno qualcosa da dire o devono attaccare qualcuno, ma che facciano nomi e cognomi, non c'è nulla di male, le querele non ce le facciamo perché tanto stiamo parlando di calcio, però se Simeoli dice ci vuole solo un bomber e ha risolto i problemi, significa che Okaka è scarso, che Lasagna non è buono, che Pussetto è stato infortunato e comunque lo dobbiamo cestinare, che Deulofeu, che era stato preso come il salvatore della patria dalla piazza e dalla stampa, adesso non lo possiamo più aspettare. Secondo me questa squadra, questa società sul mercato non deve fare niente se non far uscire qualcuno che non trova spazio e far entrare qualcun altro, ma non per cambiare, per stravolgere la squadra. Quindi secondo me Simeoli e il Messaggero Vento, se vogliono togliersi dei sassolini dalle scarpe, ma che facciano i nomi una volta, sono 2 anni che ne parliamo e noi facciamo nomi e cognomi, luogo, indirizzo e data di nascita, perché dall'altra parte invece fanno sempre questi articoletti? Dall'altra parte sottolineo anche un'altra cosa, la società può intervenire sul mercato, ma per fare cosa? Per pagare ulteriormente giocatori che già vengono pagati, per prendere altri calciatori? La rosa è questa, la rosa è forte, e mai come quest'anno l'Udinese ha fatto dei sacrifici per allestire una rosa importante, questi sono i giocatori e questi devono vincere le partite. Perfetto Michele, ti lasciamo andare, lunedì prossimo parliamo anche un po' di mercato, ok? Va bene? Ok, grazie, ciao, grazie mille. Ciao, non dell'Udinese però. Sì, ok, grazie mille, grazie, ciao, Michele. Grazie. Ciao. Salve, ciao. Allora, prima di andare a rivedere anche la partita di ieri, così affrontiamo il tema Lasagna in maniera completa, ma anche il tema dei gol presi, perché è un tema caldo, non ci dimentichiamo di quello che è successo ieri. Abbiamo fatto una bella riflessione, secondo me, sul momento che ci stava, anche per capire cosa pensa la squadra in questo momento, e giustamente anche la squadra si vuole difendere, vuole dire come stanno le cose, ed è giusto così, il dibattito è più completo, assolutamente. Però prima di tornare sull'attualità, noi lo facciamo sempre al Tonight perché ci piace questo concetto di famiglia. E chi è in difficoltà, sta male, passa un brutto periodo, ci piace coinvolgerlo ed andare a salutarlo, magari per portargli solo un sorriso e un po' di affetto. E allora andiamo a salutare Nacho Pussetto. Ciao Nacho! Ciao, buonasera! Come va? Bene, meglio, molto meglio. C'ha quasi una settimana dalla cirurgia. Piano piano vado migliorando, sto un po' con dolore, ma è normale.
Cioè, quanto ci è dispiaciuto l'infortunio di Pussetto? Cioè, tantissimo. Non lo so, Tavian, vengo da te, che ti sento disperato. Da 1 a 1000? Da 1 a 10.000. 10.000. No, 10.000. È stato un peccato per il ragazzo, chiaramente, che conosciamo, e quindi questo dispiace sotto il profilo umano. Ma sotto il profilo da allenatore o da tifoso o da opinionista, ancora di più. Perché Naso quest'anno, secondo me, era la sua consacrazione. E tra l'altro poi gli farò anche una domanda in un ruolo che si è quasi inventato, scoperto, perché secondo me non era una seconda punta, ma stava facendo un campionato eccellente. E dispiace, forse anche la nata storta, perché tra l'altro lo stiamo anche rivedendo, in un contrasto in cui non sembrava che il danno fosse così pesante. Ma io sono convinto che Nacho tornerà più forte di prima. Sì, ne siamo convinti. Però, Nacho, hai la percezione anche tu che questo fosse veramente il tuo anno? Cioè, eri arrivato con tanto entusiasmo, eri diventato importante per la squadra, imprescindibile. Peccato proprio adesso, no? Sì, veramente, è una sfortuna, perché sì, avevo trovato il posto, stavo facendo molto bene, sentivo la fiducia dall'allenatore, dai miei compagni, dalla società, e quello è difficile da avere, però niente, tutto succede, nel calcio noi siamo predisposti a che succedano queste cose, quindi si deve imparare e si deve alzare subito la testa. Quindi tu sei riuscito ad avere lo spirito da combattente subito, non ti sei demoralizzato, Nacho? Sì, ovviamente, un po' ho avuto dei giorni che stavo male, ma è normale. Subito ho pensato, devo riprendere per me, per la mia famiglia, perché questa è la mia vita, e quindi devo riprendere subito e tornare, sicuramente tornerò più forte. Ecco, so che avete delle domande. Tavian, per esempio, puntava sul ruolo, no? Su questo ruolo, certo, inedito. Vai, Marco, fagliela, che poi andiamo anche a leggere qualcosa da casa. Sì, ti chiedo questo, Nacho, perché noi ti conosciamo da qualche anno, visto che hai bazzicato qua a Udine già da parecchio tempo. Secondo noi tu eri l'ideale in un attacco a 3, quindi in un 4-3-3, o eventualmente nel ruolo di trequartista con un 4-2-3-1. E invece a Roma con la Lazio hai fatto vedere un qualcosa di particolare, perché lì poi si è consacrato questo ruolo, ovvero da punta esterna, quasi il ruolo che faceva un certo Alexis Sanchez. E io non voglio fare paragoni, parlo a livello tattico, non parlo di paragoni di giocatori, che siete completamente diversi. Però un giocatore che gioca in un attacco a due punte, che preferisce giocare senza una punta vera e propria di ruolo, ma con un altro esterno, e che vai ad aggredire lo spazio centrale nell'area della difesa. Quindi un ruolo tutto nuovo, tu ti aspettavi di essere anche questo giocatore, o è stata una scoperta anche per te? Sì, credo che è stata una scoperta anche per me, perché io magari sono un giocatore che le piace andare più allo spazio, che cerca di fare sempre da fuori dentro, e niente. Abbiamo avuto delle situazioni in cui ho dovuto fare la prima punta, e sempre cerco di fare il meglio, sia lì, sia fuori, sia da esterno. Sempre cerco di fare il mio meglio e di imparare. Di quello credo che si tratta, da imparare di tutti i ruoli, così quando l'allenatore pensa in te sa che puoi fare diversi ruoli. Domani, volete dirgli qualcosa, Tiziano? Ma più che dirgli qualcosa, fargli un grosso in bocca al lupo, dirgli che chiaramente la parte più difficile viene adesso, dopo l'operazione, quindi fare una riabilitazione con lo staff che gli mettono a disposizione in maniera non volendo arrivare alle tappe troppo velocemente, quindi cercare di seguire il percorso. È giovane, avrà tutto il tempo per potersi riprendere. Sì, da un punto di vista tattico ci ha anche sorpreso. Quello che non mi ha sorpreso è vederlo sotto porta, invece così determinato, così cattivo, così diciamo scegliendo sempre la soluzione giusta. E le occasioni che si è creato e che poi insomma ha convertito in gol, effettivamente ci hanno dato anche quella sensazione di aver trovato un attaccante che vede la porta, cosa che magari fino a ieri, vedendolo anche in posizione diversa, avevamo magari un'idea un po' diversa anche su quello che poteva essere così il suo ruolo da attaccante centrale, insomma, ecco. Max, quindi favorevolmente impressionato. Oltre a fargli
fargli in bocca al lupo del suo prossimo rientro, anche per l'allegria che lui portava all'interno di tutto quanto il gruppo in ogni allenamento. Mi dispiace non vederlo in coppia realmente con Kevin Lasagna per l'attacco alla profondità di destra e di sinistra, tutti e due assieme, e sicuramente era il giocatore che magari adesso riusciva a dare a Kevin magari quello che proprio non gli sta riuscendo, proprio per rimanere tutti quanti uniti. Comunque Nacho, dai, sarai pronto magari per il prossimo, speriamo, come ti stanno scrivendo tutti quanti, che tu rimanga sempre qua con noi, almeno per rivederti e per gioire come ci hai fatto gioire veramente anche a Roma in questo tuo cambio ruolo, e dove ti sei adattato anche molto bene da giocatore vero quale sei. Un po' di messaggi? Sì, beh, allora, uno me l'ha rubato il mister. Nacho, Nacho, non devo farteli leggere. Nacho, ti chiedono, anzi, ci hanno chiesto di strapparti una promessa. Cosa fai il prossimo anno? Resti in bianconero? No, buono, prima di tutto vorrei ringraziare per le parole di tutti e due. Sì, come dicono, vorrei tornare prima possibile, ma devo fare questo percorso bene, senza dubbi, perché quello è lo più importante, se no dopo diventa difficile, perché è un ginocchio che deve tornare forte, quindi sarà un percorso in cui devo imparare tante cose e sicuramente tornerò forte. No, è difficile, a me mi piacerebbe rimanere qua, dopo di questi mesi che ho avuto qua, sarò felice se rimango qua, però non lo decido io, no, farò di tutto per rimanere un altro anno qua, perché voglio fare molto bene qua. Vai, altri messaggi. Prima Nacho ti faccio vedere questa foto, vediamo se riusciamo a... Eccola qua, Nacho, ti aspettiamo, ritornerai più forte di prima. Questo è il messaggio dei tifosi, che magari ovviamente avevi anche già visto. Ti chiedono se ti trovi, senza poter fare nomi, ma adesso che hai fatto anche qualche partita prima di farti male da prima punta, adesso dovessi dare una definizione del tuo ruolo, quale sarebbe? Prima ringraziare a tutti i tifosi che mi hanno inviato dei messaggi molto belli, a me, alla mia fidanzata, sempre che vedo qualcuno in strada mi ringrazia. No, non lo so, io voglio giocare, sia attaccante di prima punta, attaccante esterno, mezzala, play, a me mi piace giocare, sono uno che si mette a disposizione della squadra e sempre cerca di fare il meglio per aiutare la squadra. Gli posso leggere anche questo perché merita e poi ci spostiamo. Sì. Da casa, da Paolo, ci dice: Pussetto, sei friulano vero, 100% sangue bianco-nero, speriamo assolutamente che tu possa tornare più forte di prima e ancora all'Udinese. Mi sembrava carino chiudere con questo. Gli facciamo vedere il gol? Sì, facciamogli vedere il punto forse più alto toccato sicuramente quest'anno. In questa stagione, e coincide con... Questo è il tuo gol a Roma contro la Lazio, che qui in studio abbiamo votato come terzo gol più bello dell'anno solare 2020. E allora te l'abbiamo fatto rivedere. Partito dalla nostra metà campo. È stato un bel contrapiedi, credo che quella partita... Abbiamo fatto tutto bene, non abbiamo sbagliato, siamo stati con la mentalità giusta, e credo che se facciamo in questa stagione come questa partita, saranno più i risultati buoni che negativi. Allora, io ti voglio salutare così, con la clip che abbiamo fatto vedere lunedì scorso, ci hanno scritto in tanti che faceva piangere, in realtà non fa piangere, ma è un modo per far vedere quello che hai fatto qui e che siamo sicuri farai ancora molto di più, moltiplicato all'ennesima potenza. Clip e poi ti salutiamo. Quando tutta questa sabbia finirà, il sole esploderà come tutte le stelle. Don't worry, don't worry. Vorrei squarciare questo velo bianco del cielo per vedere il cielo come appare davvero. Don't worry, don't worry. E sconfiggere i mostri
e sussurrarti piano all'orecchio. Don't worry, don't worry. Una nonna che fa il bucato davanti a una bambina che mangia il gelato, un ragazzo che guarda i gol della Serie B. Per me la speranza c'è ancora, per me la speranza è questa, sono gli arrivi. Gioia, ah. Confusi tra tristezza e gioia, ah. Don't worry. Don't worry, don't worry. Don't worry, don't worry. Nacho, ti riaspettiamo così, ok? Non farti abbattere, vai avanti, recupera bene e siamo sicuri che vedremo altri gol così. Sì, grazie mille, grazie per il video. Sì, sicuramente, devo avere la testa giusta, la testa forte, e sicuramente tornerò forte, quello è lo più importante, e torneremo tutti a sorridere con i tifosi allo stadio e a festeggiare insieme. Speriamo questo anno l'Udinese finisca molto bene, io credo in questa squadra, credo che abbiamo una squadra buonissima che magari manca qualcosa di migliorare, però sempre si può e niente, vorrei che questa Udinese finisca molto bene e sia tranquilla alla fine dell'anno. Perfetto, stai vicino alla squadra, continua a portare questa allegria che hai tu, perché insomma c'è bisogno anche di questo, ok? Sì, sicuramente, non so come dirlo, però sicuramente sarò al fianco da tutti i miei compagni in questa lotta per continuare a essere in Serie A con l'Udinese, sicuramente sarà così, sono convinto. Grazie Nacho, a presto, forza, ok? Grazie mille e niente, un grande in bocca al lupo a tutti, grazie. Ciao. Grazie, ciao Nacho. Ciao. Posso dire che ciao. Ciao. Ha sempre il sorriso comunque. Sì, è arrivato il primo giorno ottobre, io ero lì in ufficio, è arrivato che rideva come un bambino. Adesso si è fatto male ed è comunque sorridente. Mamma, quanto ci Bravo. Dispiace, veramente quanto ci dispiace. Sì. Vabbè, comunque, va adesso bisogna anche capire, poi magari ne parleremo subito dopo la pubblicità, quando andiamo a vedere il touch, insomma, qual è il futuro di questo attacco e se ci sono delle soluzioni anche per agevolare Lasagna in questo momento un po' difficile. Su questo ci si può interrogare. Allora facciamo così, andiamo in pubblicità e poi ci scateniamo al touch con tutte le cose tattiche, ok? Tra poco. Eccoci qua, siamo di nuovo al Tonight, come sempre una puntata con tante cose, insomma, con tante sorprese, con tanti approfondimenti. Ora però è il momento del campo e lo so che siete lì a fremere, pronti a scatenarvi. Allora, dove partiamo? Partiamo dalla lasagna? Sì, partiamo dalla lasagna. Intanto da casa i commenti si dividono tra chi lo critica e chi invece lo difende. Allora, cosa? Niente di nuovo. Però. Niente di nuovo, chiaramente. Allora, noi possiamo scegliere di partire, per esempio, da questa qua, vorrei partire da questa qui, che è forse la più clamorosa occasione sbagliata. Poi andiamo a vedere anche quello che di buono ha fatto. C'è uno scambio pazzesco tra De Paul e Pereira. Il movimento di Lasagna, cioè lui veramente, tra l'altro poi chiedo, mister, qua doveva dare la Becao, ha fatto bene a dare la Lasagna? Perché poi Becao si è arrabbiato, secondo me ha fatto bene, comunque. Vedi, il Becao intanto la sua linea di passaggio è già chiusa. Esatto. Lasagna fa tutto bene fino a qua. Poi qua ci sono dei mostri che deve sconfiggere, perché è davvero un peccato, perché lui veramente sbaglia gol difficili a volte, no? E poi ne fa altri che fa solo lui, come quello che ha fatto ieri. Qua oggettivamente qualcosa di più si poteva fare, così come probabilmente si poteva fare qualcosa di più qua. C'è una giocata ancora molto importante di De Paul che salta Bakayoko, va via lungo, parte, qua è fuori gioco tra l'altro in realtà. Sì. Però anche qui non avrebbe fatto gol nemmeno lì. Ora. Anche qui, cioè. E poi facciamo vedere anche una cosa carina, questa qui, il bellissimo movimento che fa sul passaggio di Arslan, taglia fuori completamente Maksimovic e poi parte bene Larsen, gli dà una palla perfetta e poi anche Larsen, ma da Larsen me lo posso anche aspettare, era anche più complessa questa.
Poi vabbè, questa me la posso aspettare di meno, ma era una ribattuta comunque. Ora, posto che chiaramente il ragazzo è in difficoltà, no? E conosciamo non per quello che fa, ma in fase realizzativa, ed è uno che magari fa difficoltà a reagire. Ora è anche pesantemente nel mirino. Okaka diceva, mi fa ridere questa roba qui, è vero, però è così. Però Stefano ha detto una cosa importante. Scusa, se tu devi finire. No, perché dillo, Stefano dillo. Ha detto una cosa importante. Stiamo criticando un giocatore che è in nazionale. Quindi la critica del peso che lui ha sulla schiena ci sta. Non è che questo lo deve. Non lo deve abbattere, lo deve fortificare. Lui deve continuare ad allenarsi come si sta allenando di continuo, perché magari adesso tutti i campi sono chiusi con i teloni. Però all'interno il giocatore si sta continuando ad allenare per migliorare. Non è che magari lo vedete e ha la testa bassa, è avvilito, ma come penso che succeda a tutti, perché non è in un momento suo. Realizzativo, parliamo da campo, dove le cose gli vanno bene. Anche ieri, su tre occasioni, tu cosa fai? Sei il tifoso, stai pretendendo che lui, quelle occasioni lì, deve fare gol. Perché? Perché il suo lavoro, perché questo, perché quello, poi si sentono mille commenti. Ma perché ci ha anche dimostrato che lo sa fare. Che lo sa fare, perché il gol che è stato fatto, sì, c'è un retropassaggio sbagliato dal Napoli, sì, però se non hai la sua velocità, quella palla lì non la prendi. Esatto. Allora, il fatto comunque di essere sempre al posto giusto al momento giusto. Sì, però io comunque dico, cerchiamo di essere positivi nei suoi confronti, perché se il ragazzo sente la fiducia di tutti, la sta sentendo da parte del mister, la fiducia che va in campo, forse ieri sicuramente, se rimane in campo, poteva dare magari ancora questo sprazzo finale, ma oppure magari il cambio è stato chiesto perché magari non ne aveva più, perché ieri di scatti, di progressione ne ha fatte tante. Nessuno lo mette in dubbio. Sì, no, dimmi Marco. Possiamo contestualizzare l'azione, perché quello che dice Max è bello, lo condivido al 101%, forse 150, ma andiamo a vedere l'azione per cortesia, perché la prima, l'azione dove hai fatto vedere all'inizio, Alessandro, dove dici che si poteva fare di più, andiamo ad analizzarla perfettamente, poi vediamo quanto poteva fare di più, perché c'è Maximovic che lo chiude in scivolata, vede un angolo corto e Alex Meretti gli chiude lo specchio della porta. Cosa poteva fare di più? Io chiedo questo. Se mi fermi lì, se mi fermi al momento in cui lui va a concludere, se mi fermi lì l'azione, vediamo quanto spazio ha di specchio, ecco, ferma, perfetto. Allora, secondo te cosa poteva fare più di quello che ha fatto? Te lo faccio vedere, secondo me. Tiziano? Poi va fuori, aspetta, però Alex, scusami, Alessandro, quello è il palo del portiere. Marco, però col senno di poi, cioè possiamo, lì è una frazione di secondo, lui in quel momento lì ha messo il piattone per prendere più palla possibile, perché magari se vai di collo rischi anche di svirgolarla, ok? Ha il difensore che lo sta chiudendo, ma è chiaro che contestualizzare la singola azione è troppo difficile, ci sono 90 metri di campo fatti in 7 secondi, ti arrivi in un momento in cui la scelta che fai, io paradossalmente penserei, fossi veramente in lui, ma così lo dico quasi per sollevare un attimino e stemperare la cosa, chiuderei gli occhi ogni tanto, chiuderei gli occhi, ma perché magari la volta buona che è la volta buona che mi va dentro, perché effettivamente è passato il messaggio che ha sbagliato dei gol incredibili. Se vogliamo dirla tutta, no, qua, secondo me è chiaro che è un'occasione, Marco, non possiamo dire che non sia un'occasione, ma non è un'occasione solare, è una bella occasione, una bella occasione, puoi insomma, fare gol, puoi anche non fare gol da quell'azione lì, secondo me poteva rientrare dribblando Maximovic, ma col senno di poi poteva far tutto effettivamente, però non mi sembra, perché è stato ieri proprio, gli hanno veramente tirato di tutto addosso, come se avesse mangiato delle occasioni pazzesche. Giorgia, quella che era in fuorigioco ce l'ha sul piede destro. Marco, è sempre una questione di centimetri, guarda bene, prende il tacco della scarpa di Meret, 3 centimetri in parte e gol sotto le gambe. Marco, analizza anche quello. È troppo difficile contestualizzare una singola azione. Io bisogna dare un giudizio
generale sul giocatore, che oggi come oggi mi sento di dar consigli, io mi chiuderei veramente, chiuderei i social, chiuderei tutto, non leggerei i giornali, sentirei solo quello che mi dice il mio allenatore, i miei compagni di squadra e mia moglie, se ho una moglie o una fidanzata, e basta, perché oggi come oggi è chiaro che deve fare questo e basta e pensare a quello che sta facendo e lavorare su se stesso per uscirne, ma devi uscirne, più ci pensi e peggio è in questo momento qua. Quindi, no, ma tra l'altro il Napoli, quando l'ha visto uscire dal campo, ha tirato anche un sospiro di sollievo. Sono d'accordo. Quindi voglio dire, io ieri ho dato un voto molto alto a Lasagna e sono pronto a ribadirlo anche quest'oggi, perché mi prendo le mie responsabilità. Però ieri, ripeto, da parte partenopea, quando l'hanno visto uscire dal campo, hanno detto è andato da Dio. Perché è vero tutto quello che volete, però Kevin poteva fare gol anche nel quarto d'ora finale, perché comunque secondo me la prestazione è stata positiva. Poteva fare gol, certo, poteva anche non farlo. Secondo me non ha mangiato dei gol clamorosi, questo è il mio punto di vista, punto di vista. Stiamo facendo questo discorso, no, scusa Giorgia, proprio perché è una somma, no, di cose, Marco. Ieri sono d'accordo con te, vai a sommare tutte, proprio perché stiamo parlando di un giocatore che è nel giro della nazionale, 10 gol così ne ha sbagliati. Ok. Due li può fare. È vero. Allora, sono d'accordo sul fatto che è un giocatore da nazionale, quindi ci si aspetta di più da lui e ci si aspettano le critiche se non segna. Sa fare. Okay. Ci si aspetta, però sicuramente sicuramente quello che intendo io, non che ci si aspetta sicuramente di più, perché anche lui stesso aspetterà di più da se stesso. Appunto, però questo sicuro. Il peso della critica non deve essere un peso. È la normalità. Questa è una cosa su cui deve lavorare lui, no? Deve essere capace di mettere via tutto. E ci sta lavorando. Perché sicuramente quello che arriva in questo momento non ti aiuta. Si tramuterà tutto in gioia. Ok, ma detto questo, posto che evidentemente in fase realizzativa è in difficoltà e posto che evidentemente è un giocatore che vale, perché lo abbiamo visto quest'estate, nella finale del campionato, dicevamo, ragazzi, questo in questo momento è uno dei migliori attaccanti della Serie A, l'abbiamo detto no, è uno dei migliori attaccanti italiani, l'abbiamo detto no, non lo dicevamo perché eravamo scemi, lo dicevamo perché lo vedevamo in campo, quindi posto che il giocatore vale, posto che è in questo momento forse di difficoltà realizzativa, forse anche nell'atteggiamento corporeo di come va a tirare, mi sembra di vedere poca determinazione, un po' di titubanza. Allora, cosa si può fare per aiutarlo? Anche perché non è che possiamo fare il discorso che facevamo 3 settimane fa, gli facciamo fare un po' di panchina, gli togliamo la pressione, così entra. Ora in questo momento deve giocare Lasagna. Allora, come si può fare per aiutare Lasagna? Ci sono dei modi in cui si può togliergli un po' la pressione? Secondo voi c'è qualche accorgimento tattico che in qualche modo lo può mettere in situazione migliore? No. No, ma nel senso che hai visto una partita come quella di ieri, Lasagna è l'attaccante perfetto, ha fatto malissimo da un punto di vista tattico nella preparazione della partita. L'attaccante perfetto per questo tipo di partite è Kevin Lasagna. Considerato che tu hai fatto una partita di attesa, ma un'attesa, io dico attesa, ma non è il famoso pulmino davanti alla porta. L'Udinese non mette il pulmino davanti alla porta, l'Udinese comunque esprime calcio, che piaccia o non piaccia, ma lo esprime, ok? Crea tante occasioni, ma queste occasioni che vediamo anche adesso, le crea quando ha campo davanti ed è bravissimo in questo Kevin andare a prenderselo questo campo, che è il concetto, qui abbiamo un mister che può dirlo tranquillamente, di attaccare lo spazio quando diventi pericoloso, quando vai ad andare a far male dietro le difese avversarie, cosa che ti verrà magari molto più difficile secondo me sabato sera contro la Sampdoria, dove incontrerai una squadra che è molto più attenta, più parsimoniosa, si mette là un po' più dietro, ti fa giocare male, ti dà meno spazio. Ecco, magari in quel tipo di partita lì un attaccante, vedi la scelta anche su avere la disponibilità di più attaccanti, un attaccante magari come Stefano Caca, che non abbiamo, potrebbe farti molto più comodo, perché magari gli spazi si restringono e quindi devi giocare sul fraseggio, devi giocare anche su una palla messa all'attaccante per salire. Questo non succederà, non ci sarà ovviamente sabato, ma dovrai trovare delle soluzioni. Con chi? Con il trequartista, con gli esterni, mettere palloni in mezzo, trovare quelle soluzioni che sicuramente in settimana vedranno, ma che vorrà dire tirar fuori la Sampdoria, che è abile in questo, da quel fortino che si costruirà davanti alla loro difesa per ripartirti, perché la Sampdoria
attenzione, farà quel tipo di partita. Non verrà a prenderti come faceva il Napoli, non ti metterà magari in difficoltà con le caratteristiche del Napoli. Ecco. Vabbè, comunque, insomma, è chiaro che il lavoro più importante lo deve fare Lasagna, su Lasagna, no? Lo deve fare Lasagna, deve trovare quella rabbia che però, lì forse anche come diceva Prettiziano gli fa tirare a occhi chiusi, ma anche lì, vedi, spaccando la rete. Sono stati messi a disposizione anche lì delle persone per realmente aiutare tutti i giocatori che possono trovare magari un attimino di difficoltà, perché l'Udinese ti mette a disposizione anche questo. Noi ci auguriamo davvero di ritrovarlo subito, che lui ritrovi subito il gol, che si sblocchi definitivamente, perché c'è anche tanto bisogno di lui. Le soddisfazioni arriveranno, no? Cioè, adesso è normale che stiamo vedendo tutto brutto, tutto nero, tutto sbagliato, tutto, bisogna cambiare tutti, bisogna prendere punte, e gli allenatori non vanno più bene, cioè è normale, ma se dobbiamo essere dei disfattisti in casa nostra, non riusciremo mai alla fine a gioire invece di quello che è stato costruito, anche come ha detto Stefano, se da squadra provinciale, però è provinciale solo perché abitiamo magari in una regione un po' più piccola, no, ma però, non per il blasone. Siccome che vedo c'è anche tanti messaggi che arrivano su questo concetto di provinciale, il concetto il blasone è di, tutt'altro. Certo, ma di avere la mentalità da provinciale, perché per poter puntare in alto devi avere la mentalità da provinciale. Brava, però vedi, Stefano ha parlato bene a difesa di tutti i giocatori, dobbiamo avere la mentalità da provinciale sicuramente. Però un personaggio come lui deve far capire a chi è arrivato allora realmente come devono ragionare. Però mi sembra che i giocatori non si sono mai dimostrati degli svogliati o che non hanno voglia. Cioè, hanno sempre gli anni passati secondo me abbiamo visto partite che erano molto più criticabili. Sì, perché adesso l'espressione del calcio, l'espressione... Partite più criticabili. Molto più criticabili di quelle tatticamente. Momenti della partita però dove... Quest'anno riesci sempre purtroppo a criticare, visto che abbiamo usato quel termine, dopo il singolo giocatore per la disattenzione. Giustamente, adesso voi volete andare a toccare degli argomenti che io non perdo una partita se faccio tutto giusto. Sono d'accordo, hai ragione. Però, dimmi Marco. È chiuso là. È chiuso là che si sbraccia. Fatemi parlare, vai Tavian. ti do solo dei numeri che sono freddi ma sono veritieri. Kevin ha fatto 30 gol con la maglia dell'Udinese, che non sono pochi. E negli ultimi 3 anni è nato in doppia cifra 2 volte, l'anno scorso nella prima stagione. Ricordiamoci che nel campionato dell'anno scorso, che poi sono 5 mesi fa circa, quando è terminato, ha fatto 6 gol nelle ultime 8 partite, no? Ha fatto il gol dall'Atalanta e da lì in poi ha timbrato il cartellino sempre. Le punte sono queste, momenti magari che non riescono a fare gol neanche con il pallone sulla linea, poi cominciano a farne uno e non si fermano più. Io cito sempre l'esempio del buon Paolo Rossi, che ci ha lasciato poco tempo fa, che in quel momento forse c'era un solo italiano che l'avrebbe messo in campo, per fortuna che era il grande Enzo Berzot, e da lì in poi ci ha fatto vincere un mondiale, ma fino a quella partita col Brasile c'era un solo italiano che l'avrebbe messo in campo, per fortuna quello che contava. Per Kevin sarà così, ha fatto gol domenica, potrebbe tranquillamente riproporsi a Genova con la Samp e poi chi lo sa che da lì in poi non continua a timbrare il cartellino con regolarità. Allora, vediamo un gol preso, ne dobbiamo scegliere uno perché dobbiamo chiudere. Il primo direi che è abbastanza banale, l'errore di Bonifazi è evidente, il secondo no? Sì, assolutamente. Mi sembra più interessante ed è l'ennesimo. Allora, Tiziano. No, è che il secondo apre un dibattito. Ragazzi, abbiamo poco tempo, dico, questa, mi stanno già bacchettando dalla regia. Questa è la domanda che abbiamo poco tempo. È la palla di Mario Rui. Qui è al momento la difesa, esattamente nel momento in cui parte la palla di Mario Rui, piazzata e poi è Bakayoko che è il più che grande salta, dei loro, salta sopra Molina che è il più piccolo, che è il dei, più nostri. Piccolo dei nostri. Quindi? Quindi le due teorie, è chiaro che se difendi giustamente a zona, tu marchi la tua zona di campo, devi cercare la palla, devi andare a cercare la palla, questo ve lo spiega meglio il mister, sicuramente di me. Io dal mio punto di vista purtroppo vedo sempre bene, meglio diciamo così, e ultimamente vedo che anche le squadre di Serie A lo stanno riproponendo, una marcatura a uomo dove la responsabilità è singola. Se lì la decisione di far marcare Bakayoko
da Molina, viene presa da qualcuno, non penso sia quello il concetto, però voglio dire, lì Bakayoko andava marcato da uno della sua stazza, no. E probabilmente magari Bakayoko non avrebbe fatto quel gol. Però stiamo parlando di una difesa che adesso non è, cioè l'Udinese sta difendendo così sulle palle inattive, quindi devono migliorare su quello che è l'atteggiamento nel gestire questi palloni, perché oggi poi è la seconda volta che ci capita nel giro di una settimana da prendere gol in una situazione abbastanza simile, perché Bologna è praticamente similare. Te la faccio dire in chiusura, invece noi su calcio d'angolo... Purtroppo no, solo un gol su 83 corner. Un gol su 83 corner. È un po' poco. Qualcosa di migliorabile anche è qui. Un po' poco. Va bene. E prossima puntata ne parliamo, dobbiamo rimandare ogni volta perché il tempo stringe, però va bene, vuol dire che insomma ci sono tante cose da dire. Ringrazio Marco Tavian, ciao Marco, grazie. Ciao Giorgia, buonanotte a tutti. Alla prossima. Tiziano, ricordami la prossima volta i corner, la difesa uomo, la difesa zona, ok? Speriamo non ricapiti. Hai fatto benissimo, hai tagliato sul finale. non valeva la pena, no. Dici? Ok, va bene. Grazie Tiziano. Ciao, Max, in bocca al lupo per la ripartenza del campionato. Ci rivediamo lunedì, mi raccomando. Grazie e viva il lupo. Dacci delle gioie. Ti mettiamo un po' di pressione. Bravissima. Va bene. Okay. Va bene. Grazie Alessandro Sursa. Dobbiamo ricordare un'ultima news di mercato che ci stavamo dimenticando. Sì, di Teravest. Ormai siamo ai dettagli. L'olandese torna a casa, va all'Utrecht. Titolo definitivo. Ok. Ci rivediamo lunedì prossimo, grazie a tutti per averci seguito, per averci iscritto in tantissimi, per essere sempre così reattivi sui vari argomenti. Lunedì prossimo, ore 21, torniamo qui. Ciao! Ho una voglia assurda di stare dalla gente, urlare come in curva, cantare acqua azzurra, nudi in riva al mare, perdere un po' la testa, stare a ballare, entrare ad ogni festa, che poi sì. Ci importa, stiamo qui fino all'alba con in tasca la felicità. Ci baciamo tutti. Ci baciamo tutti.